Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video e ho un po' di tempo, quindi se mi vedete vestita nello stesso modo del video precedente è perché, insomma, ho un po' di tempo a disposizione, quindi ne approfitto per registrare un po' di video. Allora, prima di iniziare questo video, giusto 2 secondi, volevo farvi vedere 2 cose che mi sono state mandate dalle aziende e visto che una la indosso già, ci metterò veramente 30 secondi. Il sito è un sito cinese di cui vi lascio qui sotto il link con tutti i dettagli anche riferiti alle maglie che indosso. Allora, questa qui è una maglia che arriva ad altezza, ve la faccio vedere, altezza qui, quindi in realtà io c'ho sotto una canotta nera ed ha queste piume. È un tessuto buono, devo dire che anche come è fatto abbastanza bene, le cuciture mi piacciono e mi piace adesso questa tipologia di maglie, me la ci vedo in realtà con qualsiasi tipo di pantalone o una gonna a vita alta. Questa macchina fotografica mi sta facendo dannare in questi giorni e devo dire la verità, non mi piaceva quando l'ho vista. Ho aperto il pacco e ho detto: questa che cos'è? L'ho provata a mettere su, giusto, insomma, ho detto proviamola. In realtà addosso mi piace un sacco ed è la taglia perfetta, quindi mi piace. E questa qui che mi piace ancora di più, ma che purtroppo è pesante e quindi dovrò aspettare, è questa qui. Lunghezza normale, ma è felpata, quindi a meno che non faccia freddo quest'estate dovrò metterla l'anno prossimo. E di questa maglia non so se in realtà hanno sbagliato oppure no, me ne hanno mandate 2 uguali. Quindi pensavo, visto che nel senso a me una basta e avanza, pensavo di inserirla in un giveaway insieme al fondotinta di Ofra che vi ho fatto vedere in un video precedente. Per chi non l'avesse visto, magari ve lo linko qui in alto. E pensavo, insieme ad un'altra sorpresa che ho già scelto, di fare questo giveaway per i 15.000 iscritti, visto che manca veramente poco e probabilmente quando caricherò questo video spero saremo già a 15.000. E quindi niente, pensavo a questo giveaway e fatemi sapere se vi può interessare l'idea e mi piacerebbe un sacco. Chiuso questo argomento, quanto ci ho messo? Pochino. Allora, come vi avevo scritto su Instagram in una foto, vi avevo detto che stasera avrei voluto registrare un video in cui non rispondevo alle solite domande tipo Aschilemania, ma in realtà prendevo alcune domande, alcuni argomenti, giusto 2 perché altrimenti veniva un video lunghissimo, e avremmo insieme parlato di alcune cose, quindi avreste scelto voi l'argomento da trattare. E nel frattempo mi state mandando altri messaggi, però io ora devo registrare il video. E sono già le 9 di sera, quindi sceglierò insomma quelle che possono essere più interessanti, ecco. Allora, mi è piaciuta tantissimo, aspettate che le leggo bene, quella di CC89 The Star, che mi chiede: l'esperienza che hai avuto relativamente ai disturbi alimentari, cosa ti ha lasciato? Come ti ha cambiata? Sono malattie molto dure, volente o nolente, ti portano a fare un grosso lavoro su te stessa. Ti permettono anche di conoscerti più a fondo, capire meglio le tue paure e i tuoi limiti per poi superarli. A te cosa ha lasciato? E soprattutto ti senti di nuovo libera? E sai cosa intendo? Un grosso bacio. Allora, io ti mando un bacione e direi di trattare brevemente questa cosa, così rispondo a questa domanda e vi parlo un pochino di quella che è stata la mia esperienza, ma in realtà ho fatto un video a riguardo, dove magari è vecchissimo quel video e mi vergogno ogni tanto a guardarlo, però ve lo linko da qualche parte, se vi va guardatelo, vi spiego la mia storia che ho avuto con l'alimentazione. Allora, cosa mi ha lasciato? In realtà, io questa tipologia di video volevo aspettare a farla perché mi rispecchio tantissimo in quello che ha detto Sistiana in uno degli ultimi video che ha fatto. Lei ha detto che, da quello che ho capito, ha sofferto. Perché? Perché Eva non mette a fuoco così quando vuole? Ok. Da quello che ho sentito, anche lei ha sofferto di disturbi alimentari. Non si sentiva di fare un video ancora a riguardo perché non sapeva, non capiva se ne era definitivamente uscita o no, da quello che ho capito, poi magari mi sbaglio. E in realtà è lo stesso motivo per cui non lo sto facendo io. Io vi ho sempre detto che è passato, che mangio di tutto ora e effettivamente è vero, nel senso che se devo mangiare un piattone di pasta non la mangio, però prima se dovevo mangiare una. Cioè, prima neanche mi sfiorava l'idea di assaggiare la pasta, come non mi sfiorava l'idea di mangiare un dolce,
come non mi sfiorava l'idea di mangiare qualcosa che sapevo mi avrebbe fatto ingrassare. In realtà, mi entrava da una parte e mi usciva dall'altra l'idea. Anche se in realtà quelle cose mi piacevano, ma il mio cervello mi diceva di non mangiarle, ovviamente è un disturbo alimentare, quindi succede così. Adesso, è migliorata tantissimo la situazione, nel senso che oddio, a Pasqua e a Natale mi sono strafognata di roba, cioè non ho fatto caso a quello che mangiavo probabilmente, quindi in realtà non è più una fissa la mia. Non facendo sport, cerco soltanto di non mangiare tanta pasta, tanti carboidrati, perché non seguendo una dieta, non facendo sport, ma è un'attività fisica nel senso lavorativa, cioè mi muovo tanto al lavoro o a casa, faccio gli esercizi, anche quello mi avete chiesto di fare un video, ma appunto quando mi sentirò pronta e vedrò dei risultati sul fisico li farò. Ecco, non mi posso permettere di mangiare tutto quello che vorrei mangiare, perché io tendenzialmente tendo a ingrassare, anche se voi mi vedete magra. E ammetto che dall'ultimo periodo sono ritornata un pochino, non so se dal video si vede, e mi fa piacere che nelle foto che sto pubblicando ultimamente voi mi dite che mi vedete bene. Anzi, una ragazza mi ha detto, ma proprio scritto che mi vede bene fisicamente nonostante i miei problemi di alimentazione, e questa cosa mi ha fatto molto piacere. In realtà ho perso ancora un pochino di chili rispetto a quelli che avevo, che ero riuscita a recuperare, ecco. Non voglio dire quanto peso, non voglio dire quanto sono alta, perché non avrebbe senso dirlo così su internet. Ognuno ha la propria forma fisica, non vorrei mettere idee in testa a gente che guarda questo video, magari a chi è più piccolino. Quindi non lo dico, però insomma mi fa piacere che voi mi dite queste cose, ma da quando ho fatto il cortisone, invece che farmi venire fame, ho perso dei chili, in realtà il mio corpo è strano, quindi sì. E quindi diciamo che sono ritornata un pochino ancora in quella fase in cui non so bene come comportarmi. Voi mi vedete magari sempre vestita, ovviamente, non mi spoglio, però si vede che sono magra e soprattutto le gambe, mi vedo le gambine magre. Il problema è che un pochino ancora non ne sono del tutto uscita, secondo me, ma non lo so, mi sento di nuovo libera. Oddio, libera è un parolone, quindi quando tu mi dici ti senti libera, no, libera non mi sento. Mi sento, cioè in realtà mi sento libera, ma c'è ancora c'è ancora qua, c'è ancora quel qualcosa che mi fa fare delle fisse. Non sul cibo, perché in realtà il cibo poi te lo mangio volendo. Ma quando mi guardo allo specchio c'è sempre qualcosa che non va. E non è forse un problema di alimentazione, è un problema perché sono una donna, è un problema perché tutte noi abbiamo delle fisse mentali. Comunque, insomma, direi che ne sono quasi del tutto uscita, perché parlando effettivamente di cibo, alla fine io mangio più o meno di tutto adesso. Sono un pochino attenta, quello sì. Poi un'altra cosa, un altro diciamo argomento che mi piacerebbe trattare velocemente, però non so come si pronuncia, Laura comunque, mi chiede: ciao cara Elenia, ti seguo molto volentieri da diverso tempo e anche se non ti scrivo molto spesso, ti stimo tantissimo. La mia proposta di argomento è quella sugli attacchi di panico e ansia in generale, anche se so che ne hai già un po' parlato, ma siccome è un argomento un po' delicato, mi piacerebbe lo affrontassi ancora. Un bacio grande, Laura. Ti mando un bacione. E anche di questo vi faccio giusto un paio di minuti, insomma, così vi faccio sapere la mia situazione attuale sull'ansia e sugli attacchi di panico. E quella direi che è molto più tranquilla come argomento rispetto al precedente, nel senso che attacchi di panico non me ne sono più venuti. L'ultimo attacco di panico mi è venuto quest'estate, durante una litigata con Luca, e mi è venuto, sì, un bel attacco di panico. Cose che cadono dai muri, non lo so. Dopo di quello non ne ho più avuti. E ansia invece, quindi direi che quello è già un passo avanti, cioè 6 mesi senza attacco di panico.
Ansia, direi che secondo me va molto meglio, nel senso che anche per la scuola non mi sto più facendo grossi problemi, cioè tranquilla. Ovvio è che ogni tanto ammetto che ci sono quei momenti in cui ritorna un po' il mio stato ansioso, ovviamente, perché io di mio già sono così, però riesco molto a gestirla, ma molto meglio rispetto a prima. Quindi in realtà, va meglio la cosa, ecco, va molto meglio. L'unico problema, diciamo, di questo periodo, ma credo che mi sia un problema legato al cortisone, è che soffro di insonnia perenne, ma sento che è una cosa legata a tante persone, quindi probabilmente sia il cambio di stagione, sia il cortisone mi sta provocando un'insonnia perenne. E purtroppo, o per fortuna in realtà, perché poi mi fa dormire, diciamo che in questo periodo sto prendendo non dei tranquillanti, però all'inizio ho iniziato con l'Ansiolin, ma non lo so, nel senso, il mio dottore mi dice di prendere l'Ansiolin come se fosse acqua. Io non sono così convinta di questa cosa, quindi in realtà ho preferito chiedere in farmacia. E insomma, alla fine sono passata alla valeriana, quindi una cosa un po' più leggera, anche se so che anche per la valeriana è meglio non eccedere perché non è che fa benissimo. L'unica cosa è che appunto in questo periodo per addormentarmi ho per forza bisogno di qualcosa, perché altrimenti non dormo. Mio padre dice che è una fissa, mio padre dice che ormai è una cosa mentale, non lo so, so solo che non ho sonno, cioè alla sera non ho sonno e mi sveglio di notte non avendo sonno, quindi proprio è insonnia. Niente, direi che questi erano. Ho risposto anche a questa domanda, quindi in realtà la mia ansia va meglio. Io consiglio sempre a chi soffre sia di disturbi alimentari che di attacchi di panico barra ansia di farsi aiutare. Ovviamente ci sono varie terapie diverse. Una cosa di cui mi pento è che sul fatto dell'ansia, attacco di panico, mi sono voluta far aiutare quasi subito, direi. Quando ho visto che la situazione stava degenerando, sono andata da uno psicologo e ho seguito un percorso che mi è servito un sacco ed è per questo che io lo consiglio, perché a me fare queste sedute mi ha aiutato tantissimo e penso che voi l'abbiate visto questo cambiamento in me rispetto a un anno fa, dove vi dicevo che avevo quest'ansia perenne, cioè sono più tranquilla adesso. E rispetto invece all'alimentazione, non sono mai riuscita a volermi far aiutare, perché in realtà ho provato ad andare da un dietologo, che poi in realtà è un nutrizionista comunque, ma essendo una cosa talmente mentale, in realtà rifiutavo. Era andata ancora via il focus, rifiutavo qualsiasi tipo di consiglio, quindi io andavo lì, pagavo, tornavo a casa e non mangiavo, andavo lì, pagavo, tornavo a casa e non mangiavo, quindi in realtà non mi è servito a niente. Probabilmente non era la nutrizionista giusta, però. E quindi ecco, quello che volevo arrivare a dirvi è che il percorso, come vedete, è più lungo se non vi fate aiutare. In realtà io con l'ansia, bene o male, con questo percorso che ho fatto, gestendola, dopo un po' di sedute già ho visto dei miglioramenti e da sola adesso sto, penso, concludendo questo percorso, anche se so che l'ansia è una cosa che nella vita di tutti è presente, quindi ci sarà sempre nella mia vita. L'importante è saperla gestire e non arrivare a un attacco di panico, ecco. Invece per i disturbi alimentari effettivamente sento che è una cosa che sto trascinando, perché non riesco a farmi aiutare e quindi a bloccare definitivamente questa cosa. Magari arriverà anche un momento in cui avrò voglia di farmi aiutare, ma siccome che adesso non è la necessità, nel senso che come vi ho detto, anche i miei genitori me lo dicono, io ti vedo mangiare adesso, però sarà un po' di stress, sarà un po' di tutto questo, un po' di quello, fidatevi che sono scesa di molto di peso, quindi. E per me rimettere su peso è sempre stata una difficoltà, quindi ero arrivata ad un peso che mi faceva star bene. Adesso che sono diminuita, tornare ancora a quel peso è un passo molto difficile perché dovrei mangiare di più di quello che io già difficilmente mangio, ecco, quindi non so se mi sono fatta capire. Però ecco, io sto bene, cioè io in questo periodo sto bene e sarà un periodo difficile quello che sarà per arrivare per vari motivi.
Vi annuncio che cambierò terapia per la mia malattia e vi annuncio che ve ne parlerò perché in tantissimi mi chiedete che tipo di terapia faccio, facevo, farò. E questa nuova terapia, ovviamente, ripartire da zero vorrà dire ripartire da zero con tutti i sintomi di questa terapia. Quindi dovrò stare in ospedale perché ancora non è una terapia, diciamo, usata tantissimo. Quindi non sono da cavia, però comunque. Vogliono vedere il mio fisico come reagisce perché non sanno ancora al 100% come reagiscono in generale tutti i fisici con questa malattia. Quindi niente, vi terrò aggiornato anche su questo e spero che questa tipologia di video vi piace. Vi piace, non so come l'ho detto. Magari fatemi sapere qui sotto che tipo di video volete o se vi piace questo o altri argomenti che vi piacerebbe che io trattassi. Ecco, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!